Dunque, oggi noi siamo stati gentilmente invitati dal Consiglio e dobbiamo ringraziare particolarmente la professoressa Titina Maccioni, Presidente del Consiglio Comunale, che ci ha permesso di presenziare oggi qui, non solo di poter fare anche una presenza attiva, portando diciamo, al Consiglio la storia del Consorzio Pisa Ricerche, una storia che nasce 25 anni fa, con grandi progetti di ricerca, divisioni che si occupano di ricerca aerospaziale, energetica, informatica, insomma i campi sono stati tanti, le persone impiegate sono tante, abbiamo un numero considerevole, sono 55 lavoratori, 20 dipendenti, 35 collaboratori a progetto e siamo qui per portare per far presente la nostra situazione, una situazione molto molto grave che è iniziata diversi anni fa con una mancata ricapitalizzazione dell'azienda e con una mala gestione, una mala amministrazione che ha portato a un processo che è sfociato a 4 mesi fa in consigli di amministrazione dimissionari uno dietro l'altro, nonostante i soci importanti che il Consorzio Pisa Ricerche ha, pubbliche amministrazioni, soci privati, quindi università, CNR, Comune di Pisa, Comune di San Giuliano, insomma Sant'Anna. Sono veramente tutte le realtà di Pisa all'interno. Noi attualmente non riceviamo lo stipendio da più di 4 mesi, quindi abbiamo un disagio economico, sociale grandissimo, potete immaginarlo che in una situazione già come si trova il paese oggi, andare avanti per le famiglie in questa situazione è diventato veramente insostenibile. Quindi chiediamo principalmente che i soci si facciano carico di questa situazione una volta per tutte, che prendano una decisione che si spera risolva nel più breve tempo possibile intanto il disagio economico, ma anche che soprattutto pensi al futuro di questi lavoratori, a che cosa può succedere all'azienda, anzi quello che succederà all'azienda probabilmente, purtroppo, lo conosciamo già, è una probabile chiusura, perché poi i risultati sono questi, dopo che c'è stato il tracollo finanziario, perché oltretutto in questi 4 mesi un'azienda ferma, dove non c'è nessun consiglio d'amministrazione, nessun amministratore delegato in grado di firmare nulla, potete immaginare che non è che si possa facilmente diciamo, riprendere una situazione normale, oltretutto con già una pendenza economica notevole. Quindi ecco, pensare veramente ai lavoratori e al loro futuro e darci una prospettiva, in qualche maniera farci sentire un segnale, perché per ora noi oggi, ad oggi non abbiamo ricevuto niente ancora, non ci hanno dato notizie, ci hanno informato veramente poco, e noi ci è rimasto che portare la nostra protesta e ringraziamo di averla potuta rendere visibile. Ecco.